Era apposta, eh. C'è una domanda? Sì, potrei fare una domanda al professore? Certo. Buonasera. Avrà sentito in questi giorni, in queste sere, le dichiarazioni del professor Palù, che ha dichiarato in una trasmissione televisiva, una delle tante, che sono stati fatti degli errori durante questi 3 anni di pandemia. In primis, la tachipirina e la vigile attesa. E secondo, il non aver dato retta a degli studi che valorizzavano i benefici dell'idrossiclorochina. Ma veramente non riesco a credere che Palù possa aver detto questa sciocchezza. Allora, ci sono dei video, adesso io le pongo la Vabbè, domanda, comunque sono non sicura importa, che ma lei. posto la domanda e la rispondo. Sì, Sulla no, discorso la del. domanda non è finita, se mi fa finire poi sono sicura che sarà esaustivo rispondere a tutta la domanda intera. Io le parlo da un familiare che ha perso il papà in questa pandemia, ok? Allora, al netto delle dichiarazioni del professor Palù, al netto che già da marzo 2020 si conoscevano le cure della Covid, e lei continua a dire di no, al Eh no, netto, vabbè, sì, mi al netto, permetta, io... io ho curato centinaia di persone. Lei è medico? Lei è medico? No, non sono medico. Io volevo fare una domanda, non sono qui a dire che il dottore ha curato bene o ha curato male. Io sono qui a chiedere come mai, nell'arco della sua esperienza, che abbiamo potuto vedere, ha sgolennato un fantastico curriculum, abbia avallato quello che è stato un protocollo ministeriale senza alcuna valenza scientifica, che è costata la vita a 188.000 persone. Questa è una grossissima sciocchezza. Non sono morte 128, Sono morte 188.000 140.000, persone, per la scusate. precisione 190.000 erotti, Ok? ma sono state uccise dalla Covid. Bisognerebbe che qualcuno si cacciasse in testa che per la Covid in stato avanzato siamo ancora senza una terapia veramente efficace. Lo dico e lo sottolineo, siamo ancora senza una terapia veramente Ok, però negli efficace. ospedali sono stati fatti Adesso, protocolli gentilmente, ministeriali, non sono qua, sono sono qua a stati rispondere. risponda a questa domanda se è capace. Lei mi deve rispondere Allora, a lei questa si metta domanda. seduta e io comincio a Io sono un rispondere. familiare che ha diritto ad avere una risposta perché Ha diritto ad avere una ho risposta perso mio dai padre con medici. questo protocollo. Allora io le dico, lei ha avallato un protocollo Ma lui ministeriale non ha. Non solo che, non l'ho ma no, avallato, non solo no, l'ho avallato, ma ho no. contribuito a scriverlo e non ne Bene, sono per nulla perfetto, pentito. perfetto. Remdesivir, ossigeno sparato nei polmoni a manetta e morfina. Questo è il protocollo ministeriale che è No. stato un po'. Io le porto la cartella clinica di mio papà e le faccio vedere come sono Va stati bene, adesso si curati. metta 100, seduta, io penso solo, io mi che il suo metto spazio ce l'ha seduta. avuto, si Certo, metta. io no, no, io mi metto seduta e solo una cosa, io le volevo dire una cosa sola. Ha detto Lei, abbastanza, come basta, tanti adesso le altri, rispondo e sì, si mette seduta. io mi Se siete. no non le rispondo e vado Eh sì, avanti con perché lei. fa più fatica a rispondere invece con la verità, giusto? Fa più fatica a rispondere con la verità, ok? Allora io le dico che. No, adesso io esco perché quello che c'è da dire non mi interessa, però io volevo rivolgere una cosa. Non si può permettere di dire che negli ospedali non attuano questo protocollo, perché è un'offesa alle Complimenti, 188.000 persone che sono purtroppo morte. in questo periodo sono nate tante persone che fanno. Sai che lavoro fa? Posso chiedergli? Non è inerente il mio lavoro. Lei Io può, sto posso parlando pagare da un un familiare, io non ho detto che doveva fare questa cura. Io ho posto una domanda, ho chiesto solo perché ha avallato, lo riteneva giusto? Ammazzare 188.000 persone. No, non lo dico io, lo dicono le cartelle cliniche. Ma qual è l'alternativa? A seguire altri protocolli, rapportarsi alla scienza. Se qualcuno C'era da vuole fare rapportarsi alla qualche cosa bene, o bene. vuole denunciare, questo non è il posto di denunciare. Vada in carabinieri, vada Sono già state un'altra fatte parte. Qua tutte. stiamo, ecco, probabilmente se non gli hanno dato ancora ragione, ma poi ci sarà. No, In lei questo scusi, che la ragione ce caso siamo l'abbiamo. alla Io volevo solo preventivazione di sentire dal Dobro professore e che dicesse, dispiace, ma ne io ero volevo quasi solo sentire consapevole dal che non professore ci che sarebbe dicesse, stata la non ho volontà di avallato oggi questo protocollo criminale. di avere un Avevo una confronto, bisogno, ma una c'era la risposta volontà solo sola. di sovraccare chi c'era lì per portare una cosa che non c'entra niente con quello che stiamo facendo stasera. Quindi siamo qua per la presentazione di un Libro? libro.
se lei ha la volontà di denunciare una persona, lo fa, io non la si fa in una biblioteca. Io non voglio denunciare, io non voglio denunciare il professor Galli. No, attenzione, non mettete in bocca le parole che io non ho detto. In questo caso, non mettete in bocca le parole che io non ho detto. Ho chiesto solo al professore come mai abbia avallato un protocollo non scientificamente provato. Che non sapete rispondere, rimane solo il fatto che non sapete rispondere, rimane il fatto che ci sono state 180.000 morti, 180.000 morti a cui dovete dare una risposta. A queste persone qua non interessa, non interessa. Bravo, bravo, 188.000 morti a lei non interessa. Professore, diamo, ce ne va. Bravissimo. No, ho ragione, io volevo solo una risposta. Non è stato in grado di dare una risposta. Va bene, ha ragione. Pecore, funzionizia, fidatevi. Perché si è fatto il monoclonale, signora? Si è fatto la Pfizer? L'AstraZeneca, il Pfizer, gente che crolla. Si vergogni! La cura del donna andava bene solo per lui. Si vergogni! Pecore! Si vergogni! Hanno detto subito, vaccinazione di gregge, pecore! Si vede che il bonifico non lo prende più, ve ne dite adesso! Non prende più il bonifico da Big Pharma! Bravi, bravi voi! Bravi! Bravi!